come tutti quanti i weekend importanti, questo weekend andiamo a Dubai perché i venti sono buoni e si va a surfare. E c'è una novità, c'è una grande novità, e la grande novità è che ho comprato, come va qua la luce, ho comprato una tavola da surf, una tavola da surf, ho comprato la tavola da surf, non è lunghissima, è tipo una 6.4 piedi, cioè è leggermente più alta di me, ma tipo di un palmo, e la dimensione è perfetta per un surfer intermedio. Io sono un surfer beginner, quindi sicuramente con questa farò fatica ad andare, ma visto che ho scoperto qual è il mio regalo di compleanno, una settimana in Sri Lanka a surfare. Chi me lo fa il regalo di compleanno? Chi se lo fa il regalo di compleanno? Me lo fa la Fede il regalo di compleanno, scusa, eh. Sì, la Fede. Federica mi ha regalato un viaggio di una settimana in Sri Lanka per fare la Surf Week con il gruppo di surfisti di Dubai. Comunque non me l'aspettavo, ma surfare è veramente addicting, cioè crea dipendenza. Vorrei andare a surfare, andiamo? L'ho pagata pochissimo, l'ho pagata veramente pochissimo. E... è una tavola con la coda biforcuta. Allora, non sono ancora un esperto, quindi parlo con termini poco consoni. Con tre fin qua sotto e larghetta. Dopo la settimana in Sri Lanka sarò in grado di raccontarvi tutto quanto bene con un dettaglio maggiore. Per adesso sono semplicemente super gasato che ho la mia tavola, tra l'altro comprata con la sacca per riporla e trasportarla. Oggi ufficialmente la terza volta che vado a surfare. La prima volta è stata a Fujairah con il video che avete già visto qua sul canale. La seconda volta non ho caricato video collegati alla mia progressione nel mondo del surf. Però probabilmente l'avete visto su Instagram. Se non mi seguite su Instagram, @massi11, lì trovate un reel in cui ho fatto vedere la giornata di surf che abbiamo fatto a Dubai. Quel giorno mi sono rovinato tutti quanti i pantaloni, cioè il costume, sembro cagato. Ma sì. È vero? Guarda, sono tutto cagato. Guarda, anche roba, anche lavoro. Anche il mio costume. E allora, cosa dici? Pure il tuo costume è cagato. C'era tipo catrame nell'acqua, non so. Il giorno prima c'era stato tantissimo vento, ha portato probabilmente dal largo, ha portato schifo a riva. Ciao! Ti ho beccata! Oh, porca miseria! Oh, oh, oh! È giunto il momento! Andiamo? Sono un po' ingombrante con questa tavola. Molto ingombrante. Mi devo girare. Dobbiamo fermarci da Surf House. Dobbiamo fermarci nel negozio di surf a Dubai perché la tavola che ho comprato usata non aveva il leash, non aveva la corda dietro che si attacca alla caviglia. Aspetta, entriamo in ascensore. L'altra cosa che devo comprare è la cera da mettere sopra la tavola per non sghiare, per non scivolare. Ci sono due Fede. No, basta, una è Zinat. Zinat Joseph. Andiamos. E in realtà ci dobbiamo fermare a Surf House anche perché dobbiamo noleggiare una tavola per la Fede. Per forzare la tavola ho dovuto tirare giù il sedile. Per forza di cose devo tirare giù il sedile, ma ci sta senza problemi dentro. Strada c'è un sacco di sabbia. Ci fermiamo a fare benzina e poi andiamo verso Dubai, ma siccome la strada verso Dubai è una rottura di balle, faccio così. Siamo venuti in Surf House, il posto con cui siamo andati a Fujairah nel video scorso, nel vlog scorso che avete visto. E questa qui è Surf House. E Federicano ha noleggiato la tavola. È una tavola bella lunga, quindi va bene per lei. In schiuma, quindi non è dura, perfetta per iniziare. Oggi in realtà le onde non sono al massimo, quindi spero di andare bene con la mia, altrimenti rubo la tavola a Federica. Stiamo andando verso il mare, sono 5 minuti a piedi in realtà da Surf House. Oggi il vento doveva essere molto buono e quindi ci dovevano essere delle belle onde, tipo un metro di onde. In realtà mi sa che ci va male, le onde sono un pochino più basse.
E con la mia tavola mi sa che oggi si farà ben poco, ma con la tavola che ha noleggiato Federica, in teoria farò non ci sono. Farò ben molto. Cosa? Farò ben molto e tu starei a guardarmi. Questa è la tavola che ha preso Federica, e invece Federica c'ha la mia, insomma. Surfiamo vicino alla vela, questo che è lo spot che ci piace sfruttare quando c'è onde decenti. Andiamo in spiaggia. Raccontami la teoria che hai imparato. La teoria che ho imparato. Devi chiedere ai maestri veri. Sei pronta ad entrare in acqua? No, ci sono i piccioni qua che mi vogliono mangiare. Ecco il Mashi che si accinge con la mia tavola. Ci va. Perché le onde sono un po' strane, ma soprattutto io sono un impedito ancora. Oh, sì, questa è la tavola della Fede. Sì, quella con la freccia. Quella con la freccia che non facciamo vedere. Meno male che non ho messo la freccia, almeno sapevo dove andare. Invece la mia tavola è un po' piccolina, è proprio da intermedio, lo confermo. Però domani abbiamo il secondo giorno, si sa mai che domani riproviamo. Che per il tipo di mare la mia tavola non va assolutamente bene. Vabbè, insomma, in Sri Lanka andrà di meglio, no? Andrà molto di meglio. Siamo finiti a mangiare a Mall of the Emirates. Abbiamo preso lo Spring Rolls, involtini primavera, questo piatto di ramen, è tipo un ramen, non sa come si chiama, ma magari è buono. Mi dai dentro, eh? Ma che lavoro! Ma che lavoro! Ma che gioia per gli occhi! E questo ramen com'è? Questo ramen è molto buono. Oggi le onde non sono al massimo, quindi sono venuto a noleggiare una longboard perché la mia è troppo corta per le onde di oggi e ho pagato e adesso scelgo io la mia tavola. La selezione devo farla tra queste tavole qui. Penso che prenderò questa qui perché oltre ad essere bella lunga c'è anche l'attacco GoPro in fondo. Più facile con questa tavola. È un disastro che si va a ribaltare. La giornata è finita, oggi non sono molto soddisfatto di come è andata, però è tutta pratica, bisogna far pratica, bisogna continuare. Io non mi arrendo, però è stato un bel weekend, tutto sommato rilassante, quindi non mi posso lamentare almeno di questo. Andiamo a ridare la tavola e torniamo ad Abu Dhabi. Ragazzi, grazie per essere arrivati fino a qua, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like qua sotto, se siete curiosi di vedere qualche storia in più legata al surf, lo vedrete nei prossimi video, di sicuro. Ci vediamo, ciao ciao ciao!